Missili a corto raggio che saranno portati nelle basi USA anche del Vicentino, che cosa ne pensa? C'è paura, c'è preoccupazione? Cioè, un po' di preoccupazione c'è sempre, naturalmente con le notizie che ci sono in giro e le guerre in corso, chiaramente non è una bella notizia. Quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Non che qui siamo stati sempre disarmati piuttosto che sprovvisti di truppe o di quant'altro, però insomma la situazione attorno non è la più favorevole. Un po' di pericolo c'è, però ormai la base americana, gli americani sono parte integrante della popolazione vicentina, quindi questo è il prezzo che si paga, insomma. Sicuramente le armi non sono, diciamo, apprezzate, cioè si vorrebbe scongiurare il più possibile guerre. E qualsiasi altra cosa di questo genere, e quindi di conseguenza bisogna vedere la finalità, ecco il motivo per cui, con quale spirito viene fatto poi tutto questo. Può non esserci preoccupazione di fronte a questa escalation, diciamo, non si può rimanere indifferenti. Vanno bene, ci servono in questo momento. Perché? Perché la Russia è in pericolo, è un pericolo. Allora, guardi, la mia opinione è solamente una, le armi, insomma, anche no, per me, e quindi tutto quello che può essere risolutivo è solamente con il dialogo e con l'apertura all'altro, in ogni caso. Le armi per me no, solamente questo, mi sento di dire. Ma preoccupazione non ce n'è, a mio parere, anche perché sono missili a corto raggio e comunque Vicenza convive già da mo' con gli americani, quindi sappiamo che è una città sotto il profilo militare importante per la difesa dell'Europa. Per quanto riguarda la difesa dell'Ucraina, io credo che sia corretto impegnarsi affinché non ci siano degli stati che, usufruendo della forza, impongano le loro necessità. È altrettanto vero che, dato il tempo trascorso, le vite umane che si sono spese sino ad oggi, ci debba essere un impegno politico alla fine di arrivare ad una pace, perché nel bene sia dell'Ucraina sia della Russia e anche dell'Europa, ovviamente.